diamo inizio a questo importante evento che è stato voluto dall'Associazione Culturale di Casteons e di Paluzza, per cui vi invito a raccogliere, siamo in pochi, ma a raccogliere qui vicino, anche per dare la giusta importanza all'autore di questa serata, ad Albano Di Ronco, che è stato così gentile dall'offrire tutti i suoi quadri per questa mostra personale e per darla al pubblico, offrirla al pubblico, alla pubblica visione. Io ringrazio formalmente Albano Di Ronco, nostro concittadino di Rivo, che ha saputo cogliere nelle sue immagini le parti più rappresentative del nostro ambiente, della nostra realtà, della nostra vecchia realtà, delle nostre montagne, aspetti che avremo modo di vedere dettagliatamente nei quadri che sono esposti qui in sala San Giacomo. E tu li commenterai giustamente, ma avremo anche il piacere di avere il commento della professoressa Laura, stasera è qui con noi, no? Laura che insegna tra l'altro disegno qui alle medie, quindi è un'esperta del settore e ti ringrazio anche a nome del Circolo Culturale per la collaborazione. Che la saluto caramente. Ma questo evento stasera è anche onorato dalla presenza del maestro Marco Marra, che voi tutti conoscete, la cui notorietà in campo come pittore è a tutti noti. Ho lavorato tantissimo, ecco. Di questo ti diamo atto ufficialmente nella nostra realtà e nella nostra comunità di Paluzza. Grazie. Marco. E io farò un ricordo specifico per voi. Ecco. Grazie. Ecco, perché il Circolo ha voluto organizzare questa mostra delle pitture di Bano, di Ronco? Perché tra le finalità che si è proposto il Circolo Culturale di Paluzza è quello di far conoscere alla cittadinanza e non solo alla cittadinanza di Paluzza quelli che sono gli aspetti più caratteristici, le nostre realtà, le nostre tradizioni, la nostra storia e anche naturalmente l'espressione della cultura locale che si esplica. La vitalità anche di un paese che merita di essere apprezzato. Ecco. Grazie Marco. Naturalmente io vorrei ufficialmente ringraziare l'amministrazione comunale di Paluzza che ci ha dato il patrocinio per organizzare questo evento e che ha messo a disposizione la sala comunale San Giacomo che è alle nostre spalle. Benissimo. Per cui ti ringrazio ufficialmente, Assessore, per la tua collaborazione che hai sempre dimostrato verso il Circolo e non solo tu ma tutta l'amministrazione comunale. Quest'anno come Circolo abbiamo fatto relativamente poco perché con quanto è successo col Covid tutto il programma che avevamo previsto è stato in gran parte annullato. Speriamo che con questa serata si dia inizio a un programma anche di altre manifestazioni. Io mi auguro che voi siate sempre presenti e che l'amministrazione ci sostenga in questo nostro impegno collettivo, perché è l'impegno di tutta la collettività sociale di Paluzza, di quei pochi che vogliono collaborare. Ecco, detto questo, io ti invito a non solo a fare il taglio ufficiale del nastro, ma a portare il saluto dell'amministrazione comunale. Per due parole, perché ormai già detto tutto, quindi non male poco. No, va bene, innanzitutto grazie dell'invito, noi abbiamo voluto dare insieme alla giunta comunale, al consiglio, qua presente anche la consigliera Paola Monai, la consigliera Enrica Muser, un segnale forte, cioè noi dobbiamo riprenderci un po' il cammino, no? Dopo questa lunga pandemia che abbiamo avuto e ce l'abbiamo purtroppo ancora. Bravi, reagire sempre. Bravi. Questa è la prima iniziativa, se vogliamo, di rilievo, quindi una prima iniziativa culturale di rilievo, questa mostra di pitture. Siamo veramente contenti di ospitarla, quindi vi abbiamo dato volentieri, sia per l'attività del circolo, ma anche per cominciare a fare un po' di movimento, un po' di animazione nel paese che purtroppo sono stati un po' di mesi
fermi e questo si è risolto. Ma al di là di ciò, noi dobbiamo sicuramente ringraziare l'autore, perché chiaramente le sue opere va a illustrare il percorso della nostra montagna, le bellezze della montagna della Carnia e della Vallata, non solo. Quindi un grazie in particolare, perché la cultura che rappresenta un comune come assessorato si riflette anche in queste cose, cioè si riflette in tante cose, nella parlata locale, nelle tradizioni, nel modo di vivere, eccetera. Quindi stiamo mettendo veramente parecchio. Ieri sera abbiamo avuto un consiglio comunale dove abbiamo applicato, insomma, se non vuole entrare nei tecnicismi, ma insomma abbiamo messo un po' di soldi appunto per la cultura, e questo è importante, questo fare, soprattutto in questo territorio. Una cosa importante che ci ho tenuto in questi anni, in questo anno di cui sono assessore, è proprio la toponomastica bilingue del comune di Caluzza. Quindi verranno installate le tabelle bilingue, italiano in variante carnica e in lingua ternavese nella zona di Timau. Per cui un passo in più per far capire a chi viene da fuori, cioè, le tradizioni, la cultura e la lingua che si parla nel territorio. Quindi io non mi dilungo, grazie veramente per aver trovato questa iniziativa che ci fa ripartire. Ecco, grazie per l'invito. E... bravo, quale sua parola. Tempo da buona parte degli abitanti e so che ha delle grandi qualità, e io sarò sempre vicino se occorrerà per dare una mano. Ecco. Allora parliamo brevemente dei quadri, no? Sì. Allora, innanzitutto anch'io ringrazio, perché è importante. È importante avere il sostegno, sì, sicuramente delle amministrazioni, no? Dei centri culturali, e quindi insomma grazie a tutti, e grazie a tutti voi per essere qui. Allora, guardando i quadri di Albano, ho visto subito un grandissimo rigore nella ricerca della luce e del colore. E cosa vuol dire? Il fatto di cercare proprio di bilanciare il colore non è facile, non è assolutamente una cosa scontata.
E zio Albano mi ha raccontato, chiamo confidenzialmente zio, mi ha raccontato appunto che fin da giovanissimo si è dedicato alla decorazione edile, alla pittura decorativa, no, murale. E quando si sbaglia a tono mi diceva che insomma poi tutto il lavoro, no, se viene rovinato. Quindi fin da piccolissimo si è proprio esercitato nella preparazione del colore. E questa grande passione sua è stata alimentata con il tempo, grazie alla frequentazione continua e confronto con amici pittori, cioè prestigiosissimo Marco Mara, che è maestro della luce, Cornelio Cubellini, il Macor. Il pittore con la P maiuscola. Sì. E sono tutti pittori che in Carnia hanno lavorato molto e lasciato delle bellissime testimonianze. Allora, in tutti questi lavori hanno dei temi, possono essere, diciamo, suddivisi sia come quadri dedicati agli animali, alla natura morte e soprattutto al paesaggio, no? Che nascono sempre dalla tua passione nei confronti della natura, dell'amore per il tuo territorio, per la Carnia. Io devo dire una cosa, che osservando i tuoi lavori ho visto certi dipinti che sono dedicati magari a periodi antichi, passati, no? Sì, sì, anche 30 anni, 40 case, comunque antiche, sì, che adesso non ci sono, sì, più. Sì. E quello che mi ha colpito, sia per il valore storico che tu dai, perché sono delle testimonianze, no? Che i suoi quadri, come anche questo della piazzetta, no? Insomma, testimoniano, no? Un passato che ora, sì, non c'è, sono più. Sono documenti. E guardandoli però mi è sembrato che la tua luce riesce a portare allo stesso piano le immagini del passato e le immagini anche del presente. È come se tu riuscissi a lenire quello che è il passaggio del tempo, no? Quello che è come il tempo consuma le cose, eppure tu riesci a trasportare le immagini a una dimensione molto poetica. E quindi è questo il valore grande, è sempre una luce molto positiva, no? Che tu hai sulle cose. E devo dire che appunto Albano, appena l'ho conosciuto, mi è sembrato un uomo tutto un pezzo, no? Se vogliamo anche rigoroso, forse austero. Eppure poi quando ti ho conosciuto ho capito che hai una grande sensibilità e nei tuoi lavori è evidentissima, è molto, molto è forte. Per esempio sicuramente quello. E la cosa bella è che siete tutti degli amici e si sente questo affetto, no? Che avete nei confronti di Antonio. E sicuramente se chiedetegli dove eri in questo momento, che cosa volevi rappresentare, perché lui ha molte cose da raccontare sul suo lavoro. Poi gli ho chiesto parecchio sulla casera di Valli Collina e lui mi ha raccontato che in quel momento lì, no, all'improvviso è arrivato un forte vento che piegava proprio l'erba e gli sembra ogni tanto di vedere quei colpi di azzurro che ha l'erba nel momento in cui riflette, no, l'azzurro del cielo. E sono tutti momenti, insomma, dei tuoi dipinti che vanno colti e chiedeteli, perché insomma, qui è una bella occasione anche per condividere la sua conoscenza, le sue emozioni. È così, grazie a tutti. Brava, grazie, brava. A tutti. Thank you.
maestro Marco Marra, cosa pensa della luce dei quadri di Albano Antonio di Ronco? No, bene, delicati. Posso dire proprio questa frase, eseguiti con delicatezza, cioè senza indurimenti, e vuol dire che c'è una buona sensibilità. Ecco. Grazie. È contenta. Sì, e un'altra cosa, da quanto tempo vi conoscete? Io ho 88 anni adesso, quindi io frequentavo, anche perché gli amici musicisti purtroppo sono morti, no? E io venivo ogni volta che passavo qui a salutarli sempre, a fare così un po' di festa, no? Ecco. Ed è bello appunto avere un paese che si anima, e ritengo che non ci siano contrasti fra le persone, no? Ecco, che hanno una possibilità di unione, questo è bello. E io ricorderò sempre, e siccome io so scrivere bene, ma bene, anche come poeta io sono stato premiato a livello nazionale, allora vi faccio una dedica, va bene? Grazie, grazie. Thank you.
forza di... Che energia, Thank you.
Thank you.
Buona, buona. Vieni.